Chissà, magari potrebbe essere proprio il 4 maggio la data, perché mo tutti quanti, no? Chiarello ha lanciato questo scoop, diciamo, attenti al 4 maggio. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto il Darion e questo è un nuovo video di Napoli News, la rubrica dove andiamo a commentare le notizie del momento riguardo il mondo Napoli. E ovviamente prima di cominciare vi ricordo l'iscrizione al canale, ragazzi, perché è totalmente gratuita e poi attivate anche la campanella così rimarrete aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Allora, ragazzi, oggi più che altro non abbiamo notizie freschissime, diciamo, nuove, sono più che altro degli aggiornamenti su argomenti, diciamo, su temi che stanno andando avanti da tempo. Partiamo subito. Oggi non parliamo di Conte, vi ho detto la mia abbondantemente nel video di 2 giorni fa, perché ieri non ho caricato nulla. Vedete, questo, il brutto di non giocare le coppe, anche questo, specialmente per chi come me fa video su YouTube o sui social in generale. La coppa è importante perché almeno tu c'hai la settimana tutta intera occupata, no? Mercoledì, giovedì, martedì, sai di cosa parlare. Invece quando giochi una volta a settimana se ne parla da domenica successiva e nel mentre non hai niente da commentare, ecco, quindi è fondamentale andare in Europa anche per questo motivo, dal mio punto di vista. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, allora cominciamo dal primo aggiornamento che riguarda Osimhen. Diciamo che, cioè, il mattino in questo caso non è che abbia fatto questa grande esclusiva, questa grande rivelazione clamorosa, che inaspettata, perché ha detto praticamente che, secondo appunto il mattino, il Paris Saint-Germain pagherà la clausola rescissoria per Osimhen. Diciamo che il mattino fa leva sul famoso rapporto di amicizia storico che c'è tra il Napoli e il Paris Saint-Germain. Purtroppo ci ricordiamo tutti i giocatori che gli abbiamo dato e pare che il prossimo sarà Osimhen, che secondo il mattino a Parigi guadagnerà una bellezza di 13 milioni netti a stagione per 4 anni e sarà ovviamente l'erede di Mbappé. Ora, che sia l'erede di Mbappé penso che sia abbastanza scontato, perché sappiamo tutti che Mbappé dal prossimo anno sarà un giocatore del Real Madrid e io mi immagino la tre quarti del Real con Bellingham, Vinicius, Rodrigo e Mbappé. Cosa può essere? Beati i tifosi del Real, ecco, beati i tifosi del Real. Paris Saint-Germain è un club che non si fa problemi a spendere, quindi è uno di quei club dove posso dirvi, cioè, io ho la certezza che possa pagare 120 milioni di clausola. C'è tutto il discorso che vi dissi l'altra volta sul perché secondo me sarà difficile venderlo a 120, forse anche a 100, perché comunque hai fatto un'annata disastrosa, non va in Champions League, quindi già quella cosa ti fa abbassare il valore di mercato. Ci sono varie situazioni che non mi metto qui a ripetere, anche qui se volete sapere la mia vi lascio il video in questione nelle schede. Comunque ci sono varie cose che mi fanno pensare che sarà difficile vendere Osimhen a 120 milioni. Però il Paris Saint-Germain è uno di quei club per cui dico ok, possono pagare i 120 milioni, i soldi ce li hanno, perché comunque fondo arabo. Più che altro ho i miei dubbi sul fatto che Osimhen accetti Parigi. Perché questo? Perché, ragazzi, noi sappiamo benissimo che Osimhen vuole andare in Premier League, quindi io non credo che Parigi sia la sua primissima scelta. Osimhen secondo me non è un giocatore che punta tanto al soldo, ma uno che punta più che altro all'ambizione, al voler giocare competizioni sempre più importanti. Quindi, secondo me, cioè, non è un parere mio, però è oggettivo perché l'ha detto lui stesso. Lui vuole andare in Premier League. E oggi quali sono i club in Premier che hanno bisogno di una punta? C'è sicuramente il Chelsea che ormai spende 300 miliardi a stagione. Cioè, potrebbe esserci lo United, potrebbe esserci forse il Liverpool. Comunque, dei club che hanno bisogno di punte in Premier, secondo me ci sono tra i top. Per esempio l'Arsenal. Ecco, l'Arsenal, stavo leggendo l'altro giorno che c'è questo Gabriel Jesus che non sta convincendo tantissimo l'Arsenal e Arteta. Quindi potrebbe esserci, per esempio, l'Arsenal su Osimhen quest'estate. Quindi io penso che Osimhen aspetterà un club di Premier. Credo che il Parigi per lui sia un ripiego, ecco, un po' come Conte per il Napoli, perché noi ragazzi poi dobbiamo essere onesti e sinceri e realisti. Magari per noi tifosi, per noi che tifiamo il Napoli, può essere la meta più ambita e più incredibile del mondo.
però ci sono tanti nel mondo, diciamo, del calcio che reputano Napoli comunque una piazza, non dico di terza fascia, però comunque è sicuramente una piazza di minore interesse rispetto ad altre, e questo penso che sia abbastanza oggettivo. Come vi dissi anche nel video di 2 giorni fa, comunque c'è il Bayern Monaco che potrebbe puntare su Conte, ci sono comunque dei club che potenzialmente interessano a Conte e che sono di un appeal e hanno un progetto molto più importante e ambizioso del Napoli. Quindi se Conte dovesse arrivare a Napoli, di certo io non credo che sarà la sua primissima scelta. La diventerà nel caso in cui non ce ne saranno altre. Ecco, questo intendo dire. Tra parentesi, ieri è girato questo screen di chat di Instagram con Valentina De Laurentiis, dove appunto dice, io credo che sia abbastanza veritiero quel tipo di screen. Comunque Valentina che risponde a un tifoso del Napoli che gli chiede Conte, e lei risponde non dipende da noi. Quindi questo si collega appunto a quello che vi ho detto prima. Io sono sicuro che lui stia tenendo in considerazione la cosa, e sono sicuro che De Laurentiis il tentativo lo sta facendo. Ma questo non vuol dire che succederà. E se non succederà, per me è perché c'è un club più importante che lui sta aspettando. Io ho questa idea. Chiudiamo l'argomento Osimhen e apriamo quello di Kvara, perché abbiamo aggiornamenti sul rinnovo. Più precisamente di un'ora fa, da parte di Mediaset, di Sport Mediaset, parrebbe, usiamo sempre il condizionale, che Kvara sia vicinissimo al rinnovo. Ci hanno dato dei dettagli su questa clausola rescissoria che dovrebbe essere di 150 milioni. Dovrebbe il contratto essere rinnovato fino al 2028, quindi per i prossimi 4 anni. E a livello di cifre, ho visto un po' in giro, dovrebbero essere intorno ai 5 milioni più bonus. Ora, riguardo la cifra, ci siamo, perché dal prossimo 1° luglio Politano sarà il giocatore più pagato del Napoli, e questo diciamo che onestamente fa un po' ridere. E lui dovrebbe prendere 4 milioni circa, quindi Kvara che prende più di Politano è assolutamente giusto. Kvara merita di essere il più pagato del Napoli, specialmente dopo l'addio di Osimhen. Quindi 5 milioni di ingaggio, ok, ci posso, diciamo, è veritiera come cifra. 2028, quindi lo blindi per i 4 anni. Clausola da 150 milioni, è una clausola comunque alta, e sappiamo comunque che queste clausole non sempre vengono poi sfruttate o utilizzate. Ho sempre in mente quella clausola di Higuaín, no? Che era tipo 90 milioni, poi si scoprì che erano una clausola di 90 pagata in due rate annuali, quindi proprio il top del top. A me interessa più che altro che l'annuncio arrivi prima dell'Europeo, perché come vi dissi l'altra volta, se tu hai un Kvara in fase di rinnovo e che intanto si fa l'Europeo, rischiando poi che faccia un Europeo bello importante, e poi lì te lo prendi in quel posto, perché poi giustamente la gente può venire a te e dire guarda, però Kvara ha fatto un bel europeo, potremmo anche chiedere 6 milioni, potremmo farne 7, visto che ci sono club che lo hanno osservato durante l'europeo e vorrebbero prenderselo. Quindi bene, importante, fondamentale che Kvara rinnovi prima dell'europeo, altrimenti te lo prendi quel posto. Chissà, magari potrebbe essere proprio il 4 maggio la data, perché mo tutti quanti, no? Chiarello ha lanciato questo scoop, diciamo. Attenti al 4 maggio, e tanti ovviamente qua si sta alimentando secondo me l'illusione e le false speranze su Conte. Potrebbe tranquillamente il 4 maggio, ecco, quel periodo lì, arrivare l'annuncio del rinnovo di Kvara, che penso sia la cosa un po' più realistica di Conte. Detto questo, ragazzi, ultime due notizie, diciamo, più che altro una, questa è un po' più marginale, diciamo, rispetto a Osimhen e Kvara. Parliamo di Castel di Sangro. Come sapete, Castel di Sangro è il luogo del secondo ritiro che fa il Napoli tutte le estati. Ha parlato il sindaco di Castel di Sangro, che ci ha praticamente detto che il Napoli ha esercitato l'opzione per il ritiro di Castel di Sangro per i prossimi 8 anni. Di base il Napoli con Castel di Sangro ha un contratto fino al 2026, ma ci ha fatto sapere il sindaco che appunto il Napoli ha esteso l'accordo per altri 6 anni, quindi il ritiro del Napoli a Castel di Sangro ci sarà fino al 2032, e chissà da qui ai prossimi 8 anni.
se riusciremo a fare il famoso centro sportivo, il famoso stadio, che qua mo stanno uscendo 3.000 notizie, mo si sta parlando del parco dello sport, il terreno di Bagnoli, quello da 33 ettari, mo è uscito fuori che ci sono che c'è una cordata di arabi che vogliono investire su Napoli, Napoli inteso come città e non come squadra. Quindi vediamo se in questi 8 anni vedremo un minimo. Io a me basta che fa il centro sportivo, mi interessa il centro sportivo, poi lo stadio si può anche fare in futuro, ma il centro sportivo lo devi fare, per me lo devi fare, anche perché arriva del momento che Castel Volturno te ne vai. Il centro sportivo entro 8 anni lo pretendo, ecco, faccio una pretesa, lo voglio. Quindi si va a Castellisangro fino al 2032, le date più o meno dovrebbero essere dal 25 luglio al 10 agosto, più o meno saranno quelle le date. Quindi niente ragazzi, questo è quanto, vi lascio con il report allenamento di oggi, che ci fa sapere che Juan Jesus ha lavorato in gruppo. Ieri diciamo che c'era stato un po' di apprensione tra virgolette verso Juan Jesus, però diciamo che è stato più che altro una gestione ieri. Quindi Juan Jesus ha lavorato in gruppo ed è a disposizione per domenica. Oliveira, lo sapete, ha avuto una lesione di basso grado, quindi starà fuori, probabilmente tornerà per il big match contro la Roma, penso che salterà anche l'Empoli. E invece Politano ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato, quindi attenzione a Politano, a oggi diciamo che è in dubbio per la partita contro il Frosinone. Vi saluto con la notizia che il Maradona domenica sarà sold out contro il Frosinone. Questa secondo me comunque è una notizia diciamo positiva, perché nonostante tutto il pubblico risponde presente, e quindi domenica contro lo stadio, contro il Frosinone, ci sarà lo stadio sold out. Mi fa piacere questa cosa, c'è il supporto fino alla fine, ecco, da parte della piazza verso la squadra. E quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti un po' la vostra su questi aggiornamenti, perché alla fine erano aggiornamenti su argomenti che conosciamo da mesi, però è importante diciamo rimanere aggiornati su queste cose. E quindi niente, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella così rimarrete sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, sempre e comunque forza Napoli, veramente. Questo hashtag annunciate il prima possibile il rinnovo di Kvara, ecco, scrivetelo nei commenti, hashtag annunciate il rinnovo di Kvara il prima possibile, tutto attaccato mi raccomando, ciao. We'll be right back.